Luciano Cimino è un imprenditore, come tutti quanti voi sapete, impegnato oggi in politica. Dice che oggi il presidente Cimino deve scendere in campo in prima persona, molti non lo fanno, dicono ma non lo fanno, Luciano Cimino non l'ha detto ma lo faccio. Sempre 10 minuti no, anche meno, credo di fare tesoro appunto delle esperienze da imprenditore, non certo quelle da politico, dove assisto a dispersioni di tempo veramente eccezionali. No, gli interventi naturalmente che hanno preceduto questa mia breve parentesi, tutti interventi di altissimo profilo, e moltissimi, se non tutti, sono gli argomenti che mi trovo a condividere. Io anche sono del parere che questo confine tra lecito e illecito non sia sottile, cioè il confine è una barriera, è una barriera insuperabile che scaturisce prima dalla scelta che la morale ci impone tra bene e male, e poi una volta scelta la parte del bene, noi dobbiamo applicare con un'etica che si riflette nella nostra attività e nella nostra vita gli insegnamenti che ci impediscono di pensare anche soltanto di valicare quel confine appunto che non reputo per niente sottile, che ci potrebbe portare dalla parte dell'illecito. Io ho vissuto da imprenditore gran parte della mia esperienza al sud, a Napoli in particolare, e poi nell'ultimo decennio, negli ultimi tre lustri, sto vivendo questa esperienza di imprenditore anche al nord. E naturalmente era impossibile non cogliere le differenze tra fare impresa al sud e fare impresa al nord. E ci sono differenze molto nette perché non c'è quell'inquinamento ambientale che purtroppo siamo costretti ancora a constatare nel mezzogiorno, che è un grandissimo freno allo sviluppo della nostra economia. Però da imprenditore devo dare anche un'interpretazione un po' un po' diversa e anche critica nei confronti della mia categoria, perché etica si può intendere in tanti modi, cioè praticata in tanti modi, perché l'etica è una sola. E noi imprenditori, anche quelli che sono rimasti al di qua del confine e quindi sempre nell'illecito, è però etico, è stato etico il comportamento degli imprenditori che hanno spolpato le proprie aziende e non hanno proceduto alla capitalizzazione delle stesse quando c'erano le possibilità e c'erano i mezzi, e si trovano oggi, pur rimanendo nella parte buona, nel lato sinistro della classifica, si trovano oggi in grandi difficoltà, e però dimenticandosi i momenti in cui invece di immettere proventi utili e capitali nelle aziende li hanno portati a casa, distraendoli da quelli che potevano essere naturali riserve per affrontare momenti difficili. Perché questo discorso ci porta poi al rapporto tra imprese e banche, perché è vero che le banche oggi hanno chiusi tutti i rubinetti ed è molto difficile il colloquio, soprattutto per le piccole dimensioni, ma è anche vero che molte imprese, pur presentando una storia ineccepibile e di trasparenza e leale presenza sul mercato, si trovano a non poter rispettare i parametri, i famosi parametri di Basilea, proprio perché sono molto sottocapitalizzati. Quindi è questo un distinguo
credo vada anche fatto del comportamento etico di non imprenditori. Certo, oggi la situazione è molto difficile in generale per il Paese, perché quando si vedono venire fuori correnti di pensiero adesso abbastanza radicali, per cui il nostro Paese non può pensare, e quindi rivolgo al dottor Cantone, non può pensare a mettere grandi progetti avanti, perché queste grandi opere sarebbero solo fonte di corruzione continua. Io penso che siamo veramente arrivati a un limite che è impossibile superare, perché il nostro Paese ha anche bisogno, soprattutto bisogno di grandi opere infrastrutturali e non solo, e noi dovremmo autolimitarci, perché portando avanti le grandi opere generiamo corruzione. Io credo che questo sia un discorso molto difficile da accettare e che aumenta ancora di più il rapporto perso con il tempo degli altri paesi che nel frattempo corrono, ovvero la nostra valutazione temporale di come attuare un programma di rinascita, di reinserimento, si è molto diluita. Noi non ci rendiamo conto che, io proprio ieri ho ricevuto una foto fatta da mio figlio dall'aereo, che si vedeva un ponte al di sotto dell'aereo, in mezzo al mare. Poi quando è arrivato gli ho mandato un messaggio, dice Gianluigi, ma quella foto, diceva, ma quello del ponte che i cinesi hanno costruito in 3 anni per andare da Hong Kong a Macao, 50 km. Noi siamo da 30 anni, penso, per completare 2 chilometri di metropolitana, o stiamo discutendo per guardare al nord da decenni per completare una pedemontana. Questo è un fatto molto grave. Il mondo corre, noi camminavamo, adesso rischiamo addirittura di fermarci. Quindi c'è bisogno che questa etica, questa morale venga veramente riportata in evidenza, perché noi non possiamo arrenderci e non possiamo fermarci di fronte al fatto che la corruzione possa tagliare la nostra volontà di rinascita, perché in fondo questa volontà c'è in tutti noi. C'è, anche se poi, a mio parere, la prima riforma da fare sarebbe quella di riformare gli italiani, perché purtroppo noi negli ultimi 40 anni abbiamo, e io mi sento corresponsabile e colpevole, forse per questo accetto, per me, credetemi, un grande sacrificio di partecipare a questa vita politica di Roma, quasi come un'espiazione di quello che non sono riuscito a fare in 50 anni. Perché noi abbiamo formato generazioni che sono state educate per 40 anni la parola, allora è stato spiegato soltanto la parola diritto, la parola dovere. Se guardate le cronache degli ultimi 40 anni a tutti i livelli, troverete diritti in tutti i modi, in tutte le salse, in tutte le spiegazioni, coniugati da qualsiasi fonte politica, la parola dovere non compare mai. Questo è un discorso che politicamente qualcuno definirebbe scorretto, ma io ne sono convinto proprio per l'esperienza maturata in questi decenni sul campo. Noi dobbiamo far capire ai giovani che giustamente hanno dei diritti da far valere, dei diritti che noi dobbiamo rispettare, ma debbono anche comprendere che ci sono dei doveri a cui debbono far fronte. Questa è una pietra miliare per ricostruire il nostro Paese e la nostra economia. Una cosa in cui io credo profondamente è quel poco di contributo che sto portando a Roma, modestissimo,
ed insignificante, cerco di tenere presente quella che è stata la mia convinzione che mi ha portato avanti in tutti questi anni. E quindi dobbiamo sono passato, mamma mia, volevo essere più siderale, mi fermo qui e poi eventualmente riprendiamo.